Ho detto no snack e bevande. Ti ha legato le gambe. Prego signora. Cos'è quello? Benvenuti su Anita Stories. Oggi proverò i trucchetti per nascondere gli snack, i dolci, i popcorn al cinema senza essere scoperti dal controllore. Ci sono infatti tantissimi trucchetti YouTube dal canale 123Go, Trum Trum o 5 Minutes Craft che fanno vedere come nascondere gli snack al cinema senza essere scoperti. Ci sarà anche un controllore molto cattivo e attento, quindi dovrò stare molto attenta a non farmi scoprire. Ci saranno 4 round. Se vinco più di 2 round avrò vinto la challenge. Se invece il controllore mi scopre per più di 2 round avrò perso la challenge. Dovete vedere dove nascondo gli snack. Sapete benissimo che non posso tenere gli snack in giro per casa, altrimenti Vitale li mangerebbe tutti. Quindi questo è il mio nascondiglio segreto. Guardate. Vedete questo? Guardate. Ta-da! Si apre. C'è uno scompartimento segreto in cui nascondo, ta-da! Guardate un po', popcorn a volontà, varie merendine, patatine, snack. E proverò a nasconderli senza farmi vedere dal controllore. Ma voi mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Se questo video raggiunge i 20.000 mi piace, ci sarà una seconda parte in cui dovrò nuovamente provare a nascondere gli snack senza farmi scoprire dal controllore, ma provando nuove tecniche e trucchetti. Anzi, consigliatemi pure voi i vostri trucchetti su come nascondere gli snack giù nei commenti. E se non mi seguite ancora su Instagram, andate a seguirmi, il nome è Anita Stories. E se volete seguitemi anche su TikTok. Ma ora iniziamo subito con il primo trucchetto. Per il primo trucchetto utilizzerò questa, una cloche. Praticamente la metterò qua nella pancia, così sembrerà che sono incinta, ma in realtà qua dentro ci saranno un sacco di snack nascosti. Spero che funzioni, proviamo subito e vediamo. Purtroppo però questa cloche ha questo coso qua, e così sembra che ho tipo un ombelico gigantesco. Shh, ecco qua, guardate quanti snack ho messo qua dentro. Ora proviamo a metterlo nella pancia e speriamo che non cadano. Vediamo se funziona. Ok ragazzi, funziona perché gli snack sono qua dentro e non cadono. L'unico problema è appunto che c'è questo coso qua e sembra che ho un ombelico gigantesco. Guardate. Spero che il controllore non se ne accorga proprio per questo. Oppure provo a toglierlo questo ombelico, vediamo se si toglie. Oh, forse si toglie, guardate, si sta svitando. Ho tolto l'ombelico, ma si è tolta solo questa pallina e rimane questo coso. Vediamo se si vede. Beh dai, si vede un pochettino ma non troppo. Ora provo ad andare al cinema sperando che il controllore non se ne accorga. Quello laggiù è il controllore. Lui controllerà se ho qualche snack nascosto addosso. Vediamo se riusciamo a vincere questo primo turno. Interessanti questi film. Devo andare al cinema. Stop! Biglietto. Dove l'ho messo? Aspetti un momento. Ecco, l'ho trovato. Ehi, che c'è? Non ti toccano i miei bambini, eh? Prego, signora. Cos'è quello? Non lo so, deve essere caduto da... dalla mia... non lo so, a qualcuno che c'era prima. Ok, vado. Ciao! Ma... signora! Signora! Ok. Sì, ci siamo riusciti per il primo trucchetto. Guardate un po'. Tantissimi snack da vedere durante il film. Shh.
ragazzi, prossimo trucchetto. In questo prossimo trucchetto dove nasconderò gli snack? Ta-da! Qua nel cappuccio. Spero che non si vedano mettendo il cappuccio così, altrimenti proverò a mettere il cappuccio così in testa, ma forse così si vedono di più. Quindi proverò a lasciare gli snack qui nel cappuccio. Purtroppo non ce ne saranno tantissimi, ma l'importante è riuscire a intrufolarci senza che il controllore ci scopra. Ok, ecco tutti gli snack. Provo a metterli nel cappuccio. Vediamo se ci riesco. Sì, sono riuscita. Ok, devo solo fare in modo che non si vedano. Dai, così non si vedono, mi sembrano. Voi li vedete? Ho un'idea. Ecco, così non dovrebbe accorgersene. Forse, speriamo. Speriamo che non se ne accorga. Biglietti, per favore. Ecco qua. Grazie. La sala è la numero 4. Ok, posso andare? Che cos'ha là dietro? Dove? Mi faccia controllare, per favore. Che cosa sta nascondendo, signorina? Niente. Meno male mi ha chiamato signorina e non signora come prima. Molto bene. Se non sta nascondendo niente, allora si mette il cappuccio, per favore. Ok. Ancora? Ah. Cosa le è caduto lì per terra? Non lo so, è caduto dal soffitto! L'ho visto che cadeva dal suo cappuccio! Oh no! Tutto sequestrato! Puoi entrare a vedere il film, ma senza bevande e senza cibo! Uffa! E che cosa ne fai di quelli? Sono sequestrati! Subito! Uffa! Prego, si accomodi, questi rimangono qui con me! Uffa! Vediamo se ne è rimasto qualcuno! No, non è rimasto niente. Chissà poi lui cosa ne fa degli snack una volta che li sequestra. Prossimo trucchetto. Dove nasconderò gli snack questa volta? Allora, io porterò con me questo pupazzo, facendo finta di niente, dicendo che insomma è il mio pupazzo che mi fa sempre compagnia quando vado al cinema. Ma in realtà c'è un scompartimento segreto sotto questo pupazzo. Ta-da-da-da. C'è una zip. E qua c'è una tasca per nascondere qualcosa. E noi ovviamente nasconderemo degli snack. Non è molto grande, vediamo cosa ci sta dentro. Proviamo a mettere un po' di snack. Allora, vediamo se ci sta una Coca-Cola. No, non ci sta. Uffa. Vediamo un pacco di patatine. Ah, ok, forse il pacco di patatine ci sta, ma poi non ci sta nient'altro. Provo ad aggiungere questo dolcetto. Sì, c'è stato. Cos'altro potrei aggiungere? Vado ad aggiungere questa barretta. Sì, c'è stato. Basta, sta esplodendo. Meglio chiuderlo. Dobbiamo riuscire a chiuderlo bene, altrimenti se ne accorgerà. Ecco fatto, l'ho richiuso con la zip. Speriamo che non se ne accorga. Facciamo finta di niente. Speriamo di riuscire a passare con il nostro pupazzo pieno di snack. Andiamo. Prego, favorisca quello che ha lì in mano. Ma, no, questo è il mio pupazzo. Ma io ti devo il biglietto. Ok, tieni. Grazie, faccia controllare. E come mai ho un pupazzo in mano? Perché il mio animale da compagnia. Posso controllarlo? Sì. Non si preoccupi, se non nasconde niente farò solo una piccola ispezione. Tenga pure, mi ha attaccato il suo gatto. Prego, prego, ti accomodi. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ora andiamo a prendere gli snack. Un pacco di patatine, una barretta e un altro dolcetto. Prossimo nascondiglio. Ta-da!
proverò a nascondere gli snack dentro a questo cappello di Super Mario. Ho scelto questo cappello di Super Mario perché è molto grande qua sopra e c'è molto spazio, quindi dovrei riuscire a farci stare un bel po' di snack. Guardate, ho anche preso questi mini contenitori di popcorn, ma quanto sono carini! Ta-da! Guardate che carina la mia mini confezione di popcorn. Forse essendo così piccola non si accorgerà che la sto nascondendo, secondo voi? Devo smetterla di mangiare, devo sbrigarmi. Andiamo a riempire il nostro cappello. Allora, che cosa ci mettiamo dentro? Mettiamo un estate al limone. Sì, lo so che siete quasi tutti team pesca. E qua, ok. Mettiamo un pacco di patatine. Una merendina. Un altro pacco di patatine. I popcorn, ho paura che si rovesceranno qua dentro, ma proviamo a metterli lo stesso. Proviamo a mettere il cappello adesso. Vediamo. Wow! Non è molto stabile. No, devo togliere il tè, altrimenti è troppo pesante. Uffa, devo svuotarlo un po'. Ok, ora è molto più leggero e non cade. Come non detto. Ok, quasi non dovrebbe cadere, ma devo stare molto attenta ai movimenti che faccio, altrimenti cade tutto e il controllore se ne accorgerà. Andiamo. Come posso aiutarla? Io veramente volevo solo un consiglio su che film vedere. Molto bene. Era interessata a questo, visto che lo notava? Sì, questo, Karate Dog. Che cos'è? Si tratta di un cane che, dopo essere stato bullizzato da altri cani, decide di prendere delle lezioni di karate e che si rivolge ad un anziano maestro per insegnargli l'arte del karate. Ecco perché Karate Dog. E questo invece è Merlino Balboa. Merlino Balboa, questo è un famosissimo film dove recita il famosissimo attore Merlino. Appunto, lui prende delle lezioni di pugilato, diventerà un bravissimo pugile, ma non ti voglio spoilerare altro su questo. Ok, allora procediamo, voglio vedere Karate Dog. Molto bene. Magari gli altri li vedrò un altro giorno, però andiamo, dai, sbrighiamoci. Vado a prendere il biglietto lì e poi venga qui per l'entrata, farò la perquisizione di quel cappello. Perché cosa c'è di male nel mio cappello? Mi sembra un po' sospetto, comunque ho bisogno del biglietto. Cosa è caduto lì per terra? Niente! È solo il mio cappello. Il mio cappello. Quel cibo non è ammesso, lei può entrare ma senza quel cibo, che verrà sequestrato. Mi prende il cappello. Ah sì, ok. Solo il cappello. Prego, ti accomodi. E anche questo cibo è sequestrato. Tutto per me. Uffa, il controllore ha scoperto il mio nascondiglio degli snack. C'è il cappello e me li ha sequestrati. Guardate che cosa era rimasto qui! I mini popcorn! Almeno potrò mangiare i mini popcorn durante il film. Certo, non sono tanti, sono pochi, ma meglio di niente. Ha fatto proprio un bel bottino oggi! Oh, che bello! Ora si mangia! Ecco il trucchetto per il primo round. Ok, sì, non c'è niente ancora. Voi starete pensando, ma metterai gli snack nella tasca? No, perché ce ne starebbero pochi e poi lui controllerebbe le tasche e se ne accorgerebbe subito. Quindi lasceremo le tasche vuote. Così lui, se controllerà le tasche, penserà: ah, sono vuote, allora non nasconde niente. Ma andremo a nascondere gli snack qua e qua, sperando che non se ne accorga. Quindi attaccherò vari snack con lo scotch qua e con lo scotch qua. Merlino mi sta guardando malissimo e sta pensando: ma che sta facendo?
Mi sono dimenticata di dirvi, se non mi seguite su Instagram andate a seguirmi, il nome è Anita Stories. Se volete seguitemi anche su TikTok, il nome è Anita Stories. Merlino, che ne pensi? Secondo te riusciremo a vincere la challenge questa volta? No. Ma come no, Merlino? Non credi in me? Mi raccomando, devi allearti con me, non con il controllore. Bravo, bravo. Che cosa abbiamo come snack? Come sempre abbiamo i popcorn, che è lo snack più buono per il cinema. E poi andiamo a svuotare questa busta qua. Ecco qua gli snack che andremo a nascondere. Ta-da! Sembra il giorno della Befana, quando apri la calza ed è pienissima di snack e poi li mangi tutto il giorno e poi ti senti male e diventi mal di pancia. Ora inizierò ad attaccarli qua al trench, sperando che non cadano. Devo stare attenta a non attaccare cose troppo pesanti, altrimenti potrebbe scoprirmi. Ok, guardate, ci sto riuscendo. Ho attaccato queste cose con lo scotch e sembra che abbia funzionato bene. Purtroppo posso attaccare solo cose leggere, perché altrimenti le cose pesanti cadrebbero. Quindi ora vado ad attaccare questo cioccolatino qua. Sembra che funzioni, ragazzi, guardate, non si vede niente. E 3, 2, 1, tada! Ecco qua gli snack nascosti. Secondo me riusciremo a vincere questo turno, e secondo voi? L'importante è che io stia molto attenta a non farli cadere, e devo anche cercare di non fare rumore. Andiamo subito al cinema e vediamo se riusciamo a superare questo turno. Favorisca il biglietto, per favore. Ah, sì. Eccolo qua. Posso andare adesso? No. Il suo film è nella sala 1. Ok. Tuttavia... Sì? Cosa ha nel giubbotto? Che vuol dire che cos'ho? Sento dei rumori strani. Ha per caso con sé cibo o bevande? No. Mi faccio vedere nelle tasche. Ta-da! Non ho niente nelle tasche, quindi posso anche andare. Signorina, non mi dica che sta nascondendo qualcosa, eh? Come può vedere qui, eh? C'è scritto qui, eh? Niente bevande né snack. Ma per quale motivo indossa un impermeabile? Non piove mica all'interno delle sale, lo sa? Lo so benissimo che non piove all'interno del cinema, ma io ho freddo e ho bisogno di tenere la mia giacca. Ma c'è il riscaldamento all'interno, non c'è bisogno della giacca, quindi se la tolga mi faccia controllare. Senti, io sono una persona molto freddolosa, ok? Quindi io che devo entrare. Che cos'era quel rumore? Che rumore? Ho sentito un rumore di pacco di patatine. Sarà stato qualcuno all'interno del... Guardi che io sono serissimo, eh! No, 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 prendi parola! Ho detto che cosa ho capito, non ho capito che cosa ho detto. Mi faccio controllare. Colleghi, siete pronti? Sì? Ho bisogno del vostro aiuto qui alla sala 1. Va bene, sto togliendo la giacca. Che cosa ha lì? Ho visto qualcosa? Le è caduto... Ne è caduto di tutto e di più da quella giacca. Non è caduto dalla mia giacca, la mia giacca è qui, vedi? Mi prenda quegli snack, per favore. Giacca sequestrata. Posso entrare almeno? Sì, certo. Non ha nient'altro lì? No. Prego. Una bella giacca. Me la provo. Magari me la tengo. Bellissima. La tengo, mi sta bene. Uffa, round fallito. La prossima volta devo provare un metodo migliore. Anzi, consigliatemelo voi nei commenti. Chissà cosa starà facendo ora con la mia giacca. Sì! Prossimo turno proverò a nascondere gli snack qui in un salvadanaio. Vi ricordate l'altra volta? Li ho nascosti nel pupazzo e lui non se ne è accorto. Quindi questa volta andrò col salvadanaio. Anche se si dovesse accorgere che c'è qualcosa dentro il salvadanaio, penserà: no, non posso romperlo. Per aprirlo devo per forza romperlo. Ma in realtà, ta-da, si può aprire da qua. Ta-da! Ed è qua che infilerò gli snack. Alla fine del video dovrete scrivere nei commenti qual è il turno che vi ha fatto più ridere, che vi ha divertito di più, e se non l'avete scritto nello scorso video in cui nascondevo gli snack, andate dopo questo video a vederlo e a votare il vostro turno preferito. Purtroppo anche qua ci staranno cose molto piccole, ma meglio di niente. Vediamo. Sì, questo ci sta. Vediamo se le caramelle ci stanno. Sì!
E popcorn, popcorn a volontà. Merlina sta qua sotto che sta cercando di prendere qualche popcorn, perché Merlina adora i popcorn. Ecco fatto, guardate, è pieno di popcorn. Speriamo che non se ne accorga. Ora dobbiamo richiuderlo con il tappo. Fa un rumore un po' strano, ma io farò finta di niente. E certo penserà che è un po' strano che una persona si porta il salvadanaio al cinema, ma mi inventerò qualcosa. Aspetti, aspetti! Ferma! Sì? Cos'è quello? Chi? Quello che hai in mano. Ah, il biglietto! Mi dia. Grazie. E cos'è che ha nell'altra mano? Ma in realtà io volevo chiederle quali sono i nuovi film, così posso scegliere i nuovi film da vedere. Le nuove uscite sono proprio qui, all'inizio della fila. Abbiamo il Titanic e Super Wars. Titanic parla di una grande, grandissima nave, e dove vede per protagonisti due bellissimi giovani e il loro cane. Ok, allora Super Wars invece? Super Wars riguarda appunto di un cane e della sua padroncina che viaggiano in questo mondo stellare fantastico con le loro spade laser. Dovranno difendere il mondo, l'umanità e gli altri universi. Ok, scelgo Super Wars, posso andare? Sì, prego, si accomodi. Sono invincibile, non mi sfugge niente, sono troppo bravo. Sì, sì, sono proprio bravo, invincibile, infallibile, il migliore. Nessuno potrà entrare con del cibo con me. Avete visto, ragazzi? Sono riuscita a distrarlo chiedendogli dei nuovi film e sono riuscita a intrufolare il mio salvadanaio pieno di snack. È arrivato anche Berlino per mangiare gli snack. Tieni. Ta-da! Vi ricordate i mini popcorn? Quale sarà il prossimo trucchetto? Un trucchetto che mi avete consigliato voi? Ta-da! Nascondere gli snack nella mascherina. Io ho queste due, vediamo quale è più grande, così conterrà più snack dentro. Questa ha i fiori ricamati. Forse è più grande questa, guardate. Ok ragazzi, in realtà potrei nascondere gli snack qua nel taschino della mascherina, vediamo. Guardate, c'è Merlino che è molto curioso di quello che sto facendo. Lui vorrebbe mangiarsi tutto, ma Merlino no, tu non le puoi mangiare queste cose. Bene, sono ben nascosti, non penso che li troverà. Vediamo ora come mi sta la mascherina. Sembra che ho un becco. Secondo voi se ne accorgerà o no? Spero che non se ne accorgerà. Proviamo, andiamo. Ho detto no snack e bevande. Ma io non ho nessuno snack e bevande. Dove potrei avere messo gli snack e bevande? Che mascherina strana. Perché? Sembra quasi che lei abbia il becco. È perché sono cicogna? No, ma che domande sono? Ti posso andare? No, devo controllare questa mascherina sospetta. Ma che dici? Non c'è niente di male in questa mascherina, è solo grande. Le sta troppo grande, mi faccia controllare. Mi sembra come se lei nasconda qualcosa là dentro. No. Sento un rumore strano provenire dalla sua mascherina. Ah, per caso un criceto nascosto là dentro? Sì. Sembrano delle caramelle? Ci sono per caso delle caramelle? No. Ci sono per caso dei cioccolatini? No. Ci sono per caso delle barrette energetiche? No. C'è un piatto di pasta? Vedi che non c'è niente? Che? Cioccolatini, caramelle. E questi sono sequestrati. Uffa, posso andare adesso? Sì, certo. Il mio bottino cresce sempre di più. Prego. Uffa, ho scoperto il mio nascondiglio nella mascherina, nella tasca. Ups. Eppure erano nascosti così bene. Si vedeva che la mascherina era troppo grande. Cosa starò facendo ora con tutti i miei snack sequestrati? Prossimo trucchetto, nasconderò gli snack. Ta-da!
che cosa sono queste? Forcine per capelli. Nasconderò gli snack in mezzo ai capelli, sperando che non se ne accorga. Magari mi uscirà tipo una pettinatura strana da pazza, ma l'importante è che non se ne accorgerà. Proviamo. E in effetti questo potrebbe sembrare una decorazione del fermacapelli, guardate. Sembra un po' un fiocchetto. Vabbè, lo copro così. È un po' strano i capelli, ma vabbè. Proviamo ora a mettere queste caramelle. Wow! Stanno benissimo i capelli così, vero? Questo pacco di patatine è molto grande, non penso di riuscire a nasconderlo, ma proviamoci lo stesso. Questo trucchetto è troppo divertente. Guardate che pettinatura fashion! Andiamo e speriamo che non se ne accorga. Perquisizione. Come perquisizione? Non ho niente addosso, guardi. Biglietto. È caduto qualcosa dai capelli? Sì, questo è il mio fermacapelli. Il biglietto, per favore. Ah, eccolo. Ecco qua il biglietto. Grazie, mi faccia controllare. Bella acconciatura comunque, si accomodi. Grazie. Ce l'abbiamo fatta. Ora posso togliere i fermacapelli snack. Ta-da! Il pacco di patatine. C'è proprio cascato alla grande, pensavo fossero dei fermacapelli. E anche oggi un bel bottino da portare a casa. Caramelle, snack, orologiacca. Tutto per me, che bello. L'avete consigliato voi nei commenti. Andrò a nascondere gli snack. Ta-da! In una sciarpa. Abbiamo qua la sciarpa serpe verde e la sciarpa grifondoro. Voi di che casa siete? In questo caso andrò a usare grifondoro perché si abbina con la maglietta rossa. E andremo ad attaccare gli snack dentro la sciarpa. Poi andrò ad indossare la sciarpa sperando che il controllore non se ne accorga. Secondo voi se ne accorgerà? Ecco qua, ho incollato vari snack all'interno della sciarpa. Ora proviamo ad indossarla. Speriamo che non si vedano e che non cadano. Questi sono cioccolatini. A me da piccola facevano sempre gli scherzi. Ehi, ti ho regalato 200-500 euro. E poi erano questi. Anche a voi fanno questi scherzi? Da-da-da-da-da-da. Oh no! No, Merlino, non sono per te questi! Ah, ops, non si vedono. Ok, questa volta ne è caduto solo uno, due. Ta-da! Li ho fissati meglio, questa volta non dovrebbero cadere. Spero. Devo mettere la... Ta-da! Si vede qualcosa? Se mi abbasso sì, meglio coprire meglio. Ok ragazzi, ho gli snack nascosti nella sciarpa. Andiamo ora dal controllore, speriamo che non si accorga di niente. Shh. Ragazzi, c'è un problema e continuano a cadere gli snack. Andiamo. Stop. Sì. Che cosa ha lì nella sciarpa? Che cosa sta tenendo con la mano? Ho un fortissimo mal di gola, quindi è meglio se mi fai entrare subito, altrimenti la potrei contagiare e sarebbe molto male, quindi è meglio se mi fai entrare. Ma io vedo che c'è un sacco di cose lì intorno al collo. No, non è vero, non ho proprio mai niente. Solo mal di gola, gliel'ho detto. Non mi convince. Vedo già qualcosa qui. Oops. Tutti questi snack sequestrati, tutti, subito. Oh no, round perso. Prossimo trucchetto, ta-da! Con una mascherina per gli occhi. Ma che cosa ci fai con una mascherina per gli occhi al cinema, dove dovresti guardare lo schermo? Beh, mi inventerò che al cinema è l'unico posto in cui riesco a dormire. Qua ha una taschina in cui posso nascondere gli snack. Vediamo quanti ce ne stanno. Eccoci qua con tutti i nostri snack. Qua all'interno della mascherina c'è qualcosa che proverò a rimuovere.
Ok. Quanti snack ci staranno qua? Vediamo. Monetine. Monetine ce ne stanno un sacco, guardate. Ta-da! Sì, ci sta. Guardate un po'. Ecco qua la mia mascherina per gli occhi, che nasconde tantissimi snack all'interno. Vede qualcosa? Secondo voi se ne accorgerà? Andiamo subito. Sì, signorina Vale, va, magnifica, aiuto, prego, si accomodi, non mi faccio del male, si accomodi, prego, ma che prego. Cosa sta dicendo? Non capisco. Malefica, aiuto, mi fa male, aiuto, ho paura, prego, si accomodi subito, non la faccio entrare. Malefica chi? Malefica. Ah, questa! Mascherina di Malefica, sì, bravissimo, fai bene ad avere paura e farmi entrare senza protezione. Siamo riusciti ad entrare senza nessuna perquisizione. Vediamo se sono sopravvissuti gli snack. No, Merlino, no, non solo per te. L'ovetto è sopravvissuto intero. Le caramelle e i cioccolati. Sì, il controllore non si è accorto di niente. Passiamo ora al prossimo turno. Prossimo trucchetto. Per questo trucchetto userò tanti mini cioccolatini e farò finta di avere gli addominali qua e di avere i muscoli mettendo degli ovetti qua. Non so se funzionerà, proviamo adesso a metterli e vediamo com'è l'effetto. Ok, ho cambiato maglietta così si vede meglio. Ta-da! Sembro nuovamente incinta, non che ho gli addominali, guardate un po'. Secondo voi sembra che ho gli addominali? Secondo me non tanto. Guardate un po'. Ta-da! Cosa userò per i muscoli delle braccia? Ta-da! Due ovetti di cioccolato, vediamo se funziona. Wow, altro che braccio di ferro, braccio di cioccolato. Ta-da! Super Anita all'attacco. Merlino mi sta guardando malissimo. Non ci resta che andare dal controllore e sperare che non si accorga dei nostri finti muscoli. Andiamo. Salve. Che muscoli sodi, wow! Sì, lo so, mi sono allenata tantissimo e sono fortissima adesso. Perquisizione. Che cosa c'è che non va questa volta? Sono un po' plasticosi questi muscoli. C'è qualcosa di strano in questo muscolo. È ripieno. Ma che succede se... mi dispiace! Che si sia rotto il muscolo così. Signorina! Oh no, ha rotto l'ovetto. Ma l'importante è che sono riuscita ad entrare senza farmi sequestrare gli snack. Ta-da-da-da. Passiamo ora al prossimo. Prossimo trucchetto. Per questo trucchetto ci aiuterà il nostro fedelissimo aiutante mascotte della Stories Family, Merlino il cagnolino. Come ci aiuterà Merlino? Ta-da! Con questa felpina cappottino per cani. Proveremo a nascondere qualche snack qui nel colletto. Entreremo con Merlino al cinema e speriamo che il controllore non se ne accorga. Secondo me sarà super divertente, perché anche Merlino dovrà fare finta di niente. Secondo voi ci scoprirà? Proviamo. Merlino è già pronto a compiere la sua missione. Ta-da! Ecco qua, due snack nascosti. Ora andiamo a mettere la felpina giubbottino su Merlino e vediamo, speriamo che non provi a mangiare le patatine e i popcorn. Bravo Merlino! Guardate quanto è bello! Bravo Merlino, ma sei bellissimo in giallo! Non è super carino Merlino giallo? Allora, gli snack sono nascosti bene, quindi non penso che il controllore se ne accorgerà, ma anche Merlino dovrà fare il bravissimo attore. Vero Merlino? Tu mi raccomando, fai finta di niente! Siamo
Merlino, quanti baci! Siamo qua con Merlino che nasconde le cose nella pettorina e speriamo che il controllore non ci scopra. E laggiù che ci sta guardando in modo strano. Merlino, mi raccomando, stai super attento al controllore, ok? Andiamo, vieni. Che stop. C'è? Come mai lei è qui col cane? Ma come? Non l'ho riconosciuto? No. Lo guardi meglio. È un cane con una coperta addosso. Non è una coperta, è un bellissimo giubbino giallo pettorina. Ma come non l'ho riconosciuto? Guardi qua. Guardi, è qua, è qua, è qua. E qua, e qua, qua interpreta Merlino Balboa, qua interpreta il Karate Dog, qua interpreta un film pauroso, è la star di tutti questi film. Oh, le chiedo scusa, non l'avevo riconosciuto, prego si accomodi signora star, prego signor cagnolino, si accomodi. Ma... non lo so cosa è successo, vieni Merlino, noi dobbiamo andare, vieni. Bravo, bravo! Ma come ha fatto a cadere lì quel pacco di patatine? Lì c'era il cane, il famoso Merlino la star. Vabbè, prendiamolo. Vuol dire che me le mangerò io. Bravissimo Merlino, siamo riusciti ad entrare grazie a te. E infatti grazie alla tua giacchetta pettorina abbiamo qua i nostri snack. Peccato che hai perso un pacco di patatine lì per terra. Spero che il controllore non se ne sia accorto. Alla fine del video scrivete nei commenti qual è il trucchetto che vi è piaciuto più di tutti e qual è il momento che vi ha fatto più ridere. Per il primo trucchetto utilizzerò un cerchietto. Questo è il mio cerchietto Grifondoro. Andrò ad attaccare degli snack qua attorno al cerchietto, sperando che il controllore pensi che sono solo decorazioni del cerchietto e non snack che sto cercando di intrufolare di nascosto. Iniziamo ad attaccarli e speriamo che non cadano. Ta-da! Ecco qua il mio cerchietto pieno di snack. Fanno anche rumore. È meglio se non muovo la testa troppo, altrimenti potrebbero cadere. Secondo voi se ne accorgerà il controllore? Speriamo di no. Andiamo subito. Andiamo. Salve! Prego, ecco. Grazie. Il biglietto. Posso andare? Sì, sì, certo, può andare. Ma prima... Che cos'è quello? Uno scanner. Uno scanner? Se non ha niente da nascondersi non si deve preoccupare. Questo... Ma cosa ti serve uno scanner? Non capisco, siamo in un cinema, non in un aeroporto. Non si può portare il cibo e questo è uno scanner speciale apposta fatto per il cibo. Sembra ci sia qualcosa qua sopra. Dove? Qualcosa tra i capelli per caso? No, no, forse il soffitto. Faccia vedere che cos'è questo. Wow! Ma è bellissimo! Sequestrato! Uffa! Posso entrare adesso? Sì, prego! Una volta rimosse tutte le cose sospette non c'è più alcun problema e si può entrare. Questo invece lo tengo io. Wow! Ma mi sta proprio bene! Ora sì che sono un controllore alla moda! Oh no, Merlino, abbiamo fallito il primo round! Ci ha sequestrato il cerchietto! Purtroppo il controllore ha una nuova arma, il body scanner o snack scanner. Quindi dovremo stare molto più attenti con i trucchetti d'ora in poi, considerando che lui farà sempre il controllo con lo scanner. Passiamo al prossimo trucchetto e cerchiamo di non farci scoprire. Via! Trucchetto! Per il prossimo trucchetto mi avete consigliato voi di mettermi una felpa abbastanza larga con una tasca e mettere gli snack nella tasca e dentro alla felpa. Speriamo che funzioni. Io ora metterò più snack possibili dentro la tasca, vediamo quanti ce ne stanno. Bene, iniziamo a mettere un bel po' di snack, speriamo che ce ne stiano tanti. Cioccolatini, caramelle, altri cioccolatini. Vediamo se ci sta un pacco di patatine. Sì, devo dire che in questa tasca ci stanno un sacco di cose. Ok, direi di fermarci qua, altrimenti potrebbe accorgersene perché è un po' gonfia questa tasca. Ma io mi metterò così e farò finta di niente. Ce la faremo questa volta, andiamo. Stop!
canzone obbligatoria. Uffa! Non sono permessi snack, alcun snack. Dolci, salati, agrodolci, agrosalati, dolci e salati, salati e dolci, solo agro, solo dolci, salati. Insomma, qualsiasi cosa non è permessa. D'accordo? Eh sì, è proprio qui nelle tasche. Svuoti tutte le tasche. Uffa! Sì, direi che è proprio questo. Tieni, ecco tutti i miei snack. Questi sono tutti i miei snack. Oh, deve svuotare tutte le tasche. Va bene. Ha consegnato tutto questa volta? Posso okay. andare adesso? No, prima un'ultima scansione. Ok, prego, può andare adesso. Ho quante cose, ho sequestrato. Questa sera avrò tanti snack per me. Oh no, grazie al suo body scanner, anzi snack scanner, è riuscito a scoprire che nascondevo gli snack nella tasca della felpa. Quindi purtroppo non ha funzionato. Però ho in mente un altro trucchetto che secondo me potrebbe funzionare anche se lui usa il body scanner o snack scanner. Prossimo trucchetto! Speriamo di farcela. Per questo trucchetto ho in mente un piano forse geniale. Vi ricordate quando ho messo una cloche qua nella pancia e ho fatto finta di essere incinta e l'ho riempita di snack? Questa volta farò la stessa cosa, però la metterò qua nella schiena. Come se fosse una gobba. Anche questo trucchetto me l'avete consigliato voi. Voi siete veramente super super furbissimi e intelligenti. Continuate pure a consigliarmi i vostri trucchetti nei commenti perché sono troppo divertenti. State pensando, perché non li metti direttamente nel cappuccio? Perché ho già provato una volta, ma non ha funzionato, ve lo ricordate? Ecco qua la cloche, l'ho già riempita di snack. Ora provo a metterli nella schiena e spero che non cadrà niente e che non se ne accorgerà con il suo body scanner. Ta-da! Sembra che ho la pancia al contrario, guardate. C'è anche questo coso qua che è per afferrare la cloche, che sembra tipo un ombelico. Ho un brufolo gigante. Secondo voi ci cascherà? Andiamo e proviamo. Pronto? Sì? Chi? No, ha sbagliato numero. Prego. Che mal di schiena. Top, biglietto. Dove l'ho messo? Quel biglietto. Grazie. Si sbrighi, ho un fortissimo mal di schiena, devo entrare subito. Ma mai, che le è successo alla schiena? Il colpo della Befana, no, come era? Della strega. Colpo della strega. Sì. Ok. Prego, faccio solo una piccola scansione per vedere che è tutto ok. Sì, direi che è tutto ok. Prego, vuoi entrare? Davvero? Sì, certo. Ok. Ma che cos'ha là dietro? È la mia schiena, te l'ho detto, un mal di schiena. Ma questa è una gobba più che un mal di schiena. Sì, è un mal di schiena talmente forte che è uscita una gobba. Deve essere molto doloroso. Prego, prego, si accomodi. Grazie. Prego, mi raccomando, stia al caldo. Incredibile, spero non mi verrà mai il colpo della strega. Da 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 da. Siamo riusciti a passare con gli snack nascosti dentro alla gobba finta. Non ha passato il body scanner, snack scanner nella gobba e guardate qua quanti snack che ho. Vi faccio vedere subito il prossimo trucchetto. Ultimo trucchetto, per questo ultimo trucchetto mi aiuterà la mascotte della Stories Family, il nostro fedele aiutante Merlino. Come ci aiuti? Grazie per questi bacini, Merlino. Merlino è molto felice. Come ci aiuterà Merlino? Praticamente andrò ad incollare gli snack qua nel guinzaglio. Poi attaccherò il guinzaglio a Merlino e farò finta che sto portando Merlino a fare una passeggiata al cinema. Sì, lo so, è strano, però l'altra volta ci ha fatto entrare con Merlino, quindi speriamo che funzioni anche questa volta. Speriamo che con il body scanner non si accorga che ci sono gli snack qua, ma non dovrebbe ispezionare anche il guinzaglio con il body scanner, e speriamo che non ispezioni Merlino. Prepariamo ora il guinzaglio e attacchiamo gli snack e speriamo che non cadano. Ta-da! Ecco qua il guinzaglio con gli snack. Sei pronto, Merlino? Ecco qua il guinzaglio con gli snack. Merlino non vede l'ora. Andiamo, Merlino, andiamo! Andiamo, Merlino, andiamo! Ta-da! Andiamo, Merlino! Eccoci qua! Oh, che il c'è? Biglietto? Ah, eccolo! Grazie.
E il cane il biglietto non lo paga? Ma glielo devo ripetere? È la star! Guardi tutte queste locandine! Berlino Stories! Ti chiedo scusa, la prego di scusarmi, signor Berlino Stories, lo faccio subito entrare, devo solo fare un piccolo controllo. Prego! Lo scanner anti-snack. Vediamo. Ma ha suonato! Cosa nasconde qui? Niente! E lei nasconde qualcosa, signora Star? No, non nasconde proprio un bel niente. Che strano! Aiuto! Ma che sta facendo? Niente! Accomodate! Lino mi ha legato! Andiamo, Berlino! Ti ha legato le gambe! Berlino! Prego, prego, entrate! Tanto non ho trovato niente! Dai, andiamo, Berlino! Bravissimo, Berlino! Grazie a Berlino siamo riusciti a intrufolare gli snack attaccati al guinzaglio! Berlino ci ha fatto vincere questo round! Pesa tantissimo! Ho preso qualcosa di speciale per il primo trucchetto e penso che il controllore non se ne accorgerà. Spero. Ta-da-da-da! Che cos'è secondo voi questo? Ta-da-da-da! Sì, penso che avete indovinato, tantissime caramelle! Ma cosa c'è di strano in queste caramelle? Non sono caramelle normali, ma sono quelle caramelle che si possono mettere come collana o come bracciale o come cintura. Oh, sono tantissime! Oh, che carina! Wow! Mi ricordo sempre che da piccola le volevo tanto, ma non le ho mai avute queste collane che si mangiano. Voi le avete mai mangiate queste collane con le caramelle? Allora, questo potrebbe essere un bracciale. Non se ne accorgerà mai, spero. Wow, ce ne sono davvero tantissime! Potrei metterne un sacco! Magari per questa volta proviamo solo con la collana. Ho paura che altrimenti con il body scanner se ne accorge. Ma se faremo un altro episodio, mi riempirò di queste collane caramelle. Wow, guardate! Profuma di vaniglia. Ora andiamo, proviamo a intrufolarci al cinema e speriamo che il controllore non se ne accorga. Stop! Che c'è? Biglietto. Ecco qua. Il biglietto va molto bene. Ora però facciamo la perquisizione. Uffa! Come ben sa, niente cibo in sala. Ma tanto io non ho portato nessuno snack. Siamo sicuri? Lo scanner sembra non rivelare alcun cibo, il che è molto sospetto nel suo caso. Bene, quindi se non hai trovato niente posso andare. Direi che può passare allora. Solo per questa volta però, eh. Ok, ciao. Cos'è questo profumo di fragola, vaniglia, caramella? Ce l'abbiamo fatta! Sono riuscita a intrufolare la mia collana caramelle. Ora possiamo mangiare le nostre caramelle. Ma come si staccano da qua? Come si staccano da qua, Berlino? Sta pensando, Anita è impazzita! Sta mangiando le collane adesso? Prossimo trucchetto! Cosa userò per il prossimo trucchetto? Ta-da-da-da! Pensando, ma che cos'è? Che cosa c'è là dentro? Un peluche? Un topo? Un parrucchino? Beh, ci siete quasi! Merlino è salito sul tavolo, sta cercando di mangiare le mie collane caramelle. E una parrucca! Siete pronti a vedermi con un altro colore di capelli? Questo trucchetto me l'avete consigliato voi. Avete detto, mettiti una parrucca e metti gli snack dentro alla parrucca o sotto alla parrucca. Non so se funzionerà. Proviamo. Ta-da-da-da! Ta-da! Sembro tipo Granny, però giovane. Ok, proviamo prima con dei cioccolatini dentro alla parrucca, così sarà impossibile per il controllore trovarli. Proviamo ora a mettere un pacco di patatine. Questo posso nasconderlo sotto i capelli, visto che sono tantissimi. Fanno troppo ridere questi capelli. Secondo voi ci cascherà? Andiamo. Ecco il biglietto. Ha per caso cambiato colore di capelli di recente? Sì. Questo è un po' sospetto. Oh no. Che strano, è caduto qualcosa? Non so. Segnala qualcosa qui. Sono solo i suoi capelli questi. È una parrucca. Ha qualcosa attaccato sull'orecchio. Bene, tutto sequestrato.
E anche la parrucca è sequestrata. Crede di ingannare me con questa parrucca. Chissà come mi sta. Mi sta proprio bene questa parrucca sequestrata. Quasi quasi me la tengo. Uffa, il controllore mi ha sequestrato la parrucca. Vabbè, proviamo con il prossimo trucchetto. Prossimo trucchetto! Per questo trucchetto farò finta che oggi sia il mio compleanno e quindi tada! Metterò il cappellino. Ovviamente nasconderò gli snack qua dentro nel cappellino. E cosa possiamo nascondere qua dentro? Vediamo. Un bel po' di cose, cioccolatini e ovetti. Guardate, tada! Ok! Ci sono riuscita, ragazzi! Ho messo il cappello con tutti gli snack dentro. Ora devo andare molto molto piano e evitare che cadano, anche perché sennò si rompe tutto. Andiamo! Andiamo! Ma non c'è nessuno! Non c'è il controllore! Meglio così, almeno potrò passare senza nessun controllo. Che cosa sta facendo? Ma quella è la mia parrucca! No, sono i miei capelli questi, sono cresciuti. Vabbè, posso entrare? No. Col biglietto? Prima il controllo. Grazie del biglietto. Controllo. Scherzione? Come mai indossano il cappello? Perché è il mio compleanno! È il suo compleanno! Tanti auguri a te, il biglietto a me! Tanti auguri a Anita e gli snack a me! No, nessuno snack, posso entrare? Buona visione! Ciao! Ciao! Sono riuscita! Sì, c'è ancora tutto qua! Trucchetto riuscito! Passiamo ora al prossimo! Prossimo trucchetto! Penultimo trucchetto! Questo trucchetto lo stesso lo avete consigliato voi, voi siete super furbi, super intelligenti! Infatti continuate a consigliare i trucchetti nei commenti! In questo trucchetto semplicemente attaccherò degli snack, quelli più leggeri, sotto alla gonna. Ecco qua il cioccolatino, lo attacco qua sotto. Ok, ho attaccato i cioccolatini alla gonna. Ops, devo stare attenta a non muovermi troppo, altrimenti cadranno e se ne accorgerà. Andiamo. Buonasera. Salve, posso entrare? Non lo so, nasconde qualcosa? Ha per caso cos'è del cibo? Delle no. bevande? No. Dei cioccolati? No. Cioccolatini? No. Caramelle? No. Faccio una giravolta. Eh? Si giri? Faccio una giravolta. Molto bene. Oh no. Abbiamo qualcosa qui per terra, o sbaglio? Sequestrato, tutto quanto. Vada pure. Molto bene. Tutto mio. Uffa, purtroppo questo trucchetto della gonna non è riuscito. Ma il prossimo trucchetto penso che riuscirà, perché è molto divertente. Ve lo faccio vedere subito. Via! Prossimo trucchetto! Vi ricordate in uno degli scorsi episodi un trucchetto che ha funzionato molto bene, che vi è piaciuto tantissimo? Era mettere la cloche qua nella pancia, come se fossi incinta, e nascondere tutti gli snack dentro. Ho pensato a un altro trucchetto, e cioè tadadà, con un chupa chups gigante. Lo nasconderò lo stesso nella pancia, sperando che non ci caschi, anche se questo è un po' più piccolo rispetto alla cloche e ci sono già gli snack dentro. Speriamo che ci caschi lo stesso. Il problema è questo, cioè lo stack del Chupa Chups. Come faccio a nasconderlo? Ok, andiamo e speriamo che non si accorga di niente. Stop! Sì? Sta nascondendo qualcosa? No. Ah no? Non sta nascondendo niente? Eppure lo scanner individua qualcosa proprio qui. Ah, so io che cos'è. Che cos'è? Prima di uscire ho mangiato tantissimi snack dolci e quindi mi sono rimasti un po' in pancia. Va bene. Ma lo sai che una volta anche a me è successo la stessa cosa? Ho mangiato talmente tanti snack che mi era venuta una pancia enorme. Peccato però che non è andata più via. Ok. Prego, prego, si accomodi. Siamo riusciti a intrufolare il lecca lecca gigante. Questo trucchetto è riuscito. E ora quiz time. Per voi che siete arrivati fino alla fine del video, ecco il quiz composto da 3 domande. Dovete rispondere alle 3 domande giù nei commenti. I quiz saranno sempre relativi alla serie di video attuale,
Quindi in questo caso alla serie di video dei trucchetti degli snack. Se non li avete visti tutti, andate a vederli tutti dopo questo video. Domanda numero 1: dove ha nascosto gli snack Merlino in questa serie dei trucchetti degli snack? Scrivete nei commenti. Domanda numero 2: in quale episodio ho usato la cloche con gli snack dentro? Scrivetelo giù nei commenti. Domanda numero 3: in quale episodio ho attaccato gli snack al guinzaglio di Merlino? Scrivi nei commenti. Scrivete le vostre risposte nei commenti e vediamo in quanti riuscite ad azzeccare tutte le risposte. Ora vi lascio qua 4 caselline su cui cliccare per vedere i nostri altri video. Cliccate su quelle che preferite e buona visione! Ciao!